Dunque, la questione relativa alla Libia è stato oggetto di una discussione, l'ho introdotta io, quindi ne abbiamo discusso, non a proposito della percentuali o del ruolo della NATO. Ricordo che qui si ragionava di G7, per cui quando siamo in sede G7 si ragiona del G7, quando siamo in sede NATO si ragiona di NATO. Io personalmente non posso che ribadire la posizione del governo italiano, che è una posizione molto seria su questo. Noi pensiamo e siamo convinti che la Libia sia un fronte straordinariamente importante. Questa attenzione che dedichiamo alla Libia è un'attenzione innanzitutto legata al processo migratorio in corso per il nostro paese. Circa il 96% degli immigrati che sbarcano, che vengono raccolti attraverso l'operazione Mare Nostrum, parte da una Libia che in questi ultimi mesi ha perduto, beh non soltanto in questi ultimi mesi, una capacità di governo tale da rendere sostanzialmente complicato avere interlocutori sul territorio. Per questo motivo nell'intervento, ma devo dire che è stato ripreso da tutti i colleghi, il punto centrale è un buon coordinamento tra gli inviati speciali che già sono stati nominati, ma anche un maggiore ruolo delle Nazioni Unite, sia in ordine al possibile investimento sui rifugi dell'Organizzazione Nazionale per i Rifugiati, che in termini di presenza politica.